Benvenuti ragazzi, benvenuti, sono Vino, io sono Lambert e oggi siamo tornati qui su Return. Nello scorso episodio, per capire bene cosa abbiamo fatto, apriamo la mappa. Allora, innanzitutto siamo arrivati sul pianeta Terra pro 200 anni nel futuro, dato che abbiamo avuto un problema con la nostra navetta. E quindi abbiamo iniziato a esplorare ovunque. Abbiamo affrontato tre boss. Uno alla fortezza della confraternita, uno poco dopo al villaggio delle Grasslands e uno alle rovine delle paludi. Nelle rovine delle paludi non l'avevo notato nello scorso episodio, ma avevo trovato questa zona qui, il mercato delle sponde. Quindi andiamoci, vediamo che cosa troveremo lì. Vedete, sembra essere tipo un luogo deserto. Più che desertico, morto. Forse quelle di sottofondo sono delle ciminiere. Hanno ucciso tutta la vegetazione. E vediamo, vediamo. C'era scritto era un mercato, quindi mercatengerò. Piacere, viaggiatore. Benvenuto al nostro mercato. Mostriamo cose buone a chi porta pace e morte a chi porta del male. Oh, vabbè, grazie, perché io qui in fondo sono qui per portare cose buone. Goditi il tempo con noi, viaggiatore. Certo, certo. Vediamo chi sono questi bravi uaglioni. Innanzitutto avevamo incontrato la strega come ultimo boss, che era una dea. L'abbiamo sconfitta malamente. Poi ci sono i nomadi, sono dei nomadi. Non sono né buoni né cattivi, sono neutri, giusto così. Un'arma pesante, sembra figa ma costa veramente tanto. Ci torneremo qui, vediamo poi cos'altro c'è. In realtà sembra che questa qui si tipo una loro fortezza, non vogliono farmi entrare. Allora torniamo indietro e ci esploriamo un'altra zona per ora. Però tornerò qui per quell'arma perché mi sembra figa. Quindi torniamo al villaggio un attimo, perché forse posso già comprarmi un'altra arma. Quella una con un'arma corpo a corpo. Questa qui lascia. Sì, me la posso permettere e la voglio assolutamente provare, quindi me la prendo. L'equipaggio. Guardate qui che figa. È molto lenta come arma, ma farà un botto di danni. Ma poi soprattutto è lenta perché la dovremmo anche potenziare. Lo faccio subito. Dovrei avere abbastanza punti, quindi easy. Allora, tra le missioni che ci hanno dato, dovevamo andare alla zona delle navi. Quindi andiamo lì e la proviamo anche lì. Lascia, ok, guardate qui. What? Ok, quelli lì erano inaspettati. Quello lì era proprio inaspettato. Mi hanno dato un benvenuto veramente brutale. Riempiti con materiali chimici tossici, queste armi biologiche hanno assunto la forma di bombe che saltano. Ok, quindi quando li incontreremo non li dovremmo manco affrontare. Semplicemente schivarli, evitarli. E qui c'è morto qualcuno. Oh, mi ha dato un elmetto rotto. Lo potremmo vendere. Allora, tra l'altro, adesso potrei fare una cosa. Allora, ragazzi, io ancora non ho dato una cosa. In alto a sinistra abbiamo dei livelli. Sono a livello 65. A livello 0 posso avere 10 punti di vita in più. A livello 33 ho sbloccato, senza nemmeno notarlo, del ruba vita al 5%. E invece adesso c'è aumento di vita del 25%. A livello 80 potremmo avere il 12% di lifesteal. Ok, teniamoci a mente perché fra 15 livelli ci potenziamo. Quindi esploriamo adesso per davvero il... Oh, questo qui non sembra esplodere. Oddio, ma che attacco pazzurdo. E mi sciotta. Non me l'aspettavo così violenta. Come affronto quel coso enorme? Forse devo schivare verso di lui e poi menarlo. Però devo stare attento perché qua mi finisce la stamina, eh. Lui spamma. Sconfitto però. Sconfitto, ma devo subito andare a curarmi. E spero che non respawni, perché altrimenti siamo in un casino. Sono anche queste qui armi biologiche. Uccidono qualsiasi cosa che si trovi nel loro cammino. Curati, curati. Mi hanno quasi ucciso, zio. Mi hanno quasi ucciso. Ed ecco che respawna. Senti, io provo a scappar via, sperando che non mi segua. Un altro. Un altro. Siete tantini, eh. Scappo, scappo via. Non voglio affrontarvi tutti. Potrebbero essere buoni per farmarli, ma intanto io qui me ne vado. Oh, ho trovato un fucile. Ed è molto meglio del mio vecchio fucile leggero. Ok, lo sostituirà. Poi lo potenzieremo pure. Ma ci dovrà essere qualcos'altro qui, no? Non mi immagino. Allora, se quelli là erano i nemici comuni, non mi immagino il boss di questa zona. Potrei addirittura dovermi ritirare e potenziarmi prima di andare ad affrontare. Guardate quanti sono. Sono dei kamikaze. Vediamo quanto tempo ci vuole per ammazzarlo col mio fucile pesante. Un caricatore solo basta? No. Mamma mio Dio. Oddio. Un caricatore e mezzo più un colpo d'ascio è servito. Ma che bello. Io vi evito, mica sto qui a perdere tempo con voi, figa. Me ne vado avanti. Ah, vedete, c'è pure un'area dove mi potevo curare. Oh, boss battle. Siamo arrivati. Oh no. Non voglio immaginare cosa mi ritrovo qui. Vediamo. Una enorme arma biologica, immagino. Ha lo stesso attacco di quel tizio. Però sembra essere più lento, almeno. Fa anche un'onda d'urto e toglie tutta la vita. Impossibile. Oh. What? What? Pure
il saltino, ragazzi. Qua ci vorranno un sacco di tentativi. Allora, sai che, sapete che c'è? Provo ad utilizzare la nuova arma che mi hanno dato. Ovviamente la potenzio pure. Ok, anche questa qui è potenziata al massimo. Proviamo ad utilizzarla, c'abbiamo un bel po' di proiettili. Maledetto, prendi il mio piombo. No, non ci prova, non ci prova. Scusate il verso, effeminato. I miei 60 proiettili però sono andati, te lo dico. No, è iniziato a spammare adesso. No, 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 no. Ha iniziato a spammare. No, impossibile, impossibile. Sconfitto, ragazzi. Veramente non aveva nemmeno una seconda fase. Sapete cosa ho fatto? Concentratissimo, tra l'altro. Ho iniziato a martellarlo con la mia bellissima ascia. Poi, appena ho visto che la vita era quasi finita, mi sono allontanato e gli ho sparato con la pistola. Ok, posso continuare. Vediamo, magari trovo quello che sono venuto a cercare. Perché sappiamo che qua si era perso un tizio col suo cagnolino. Sei tu? Forse è morto. Ho trovato il diario di un colonizzatore. Mi sono svegliato oggi. Qualcosa è terribilmente sbagliato. La nave si è schiantata da qualche parte. Questo è il nostro nuovo pianeta. Non riesco a trovare altri sopravvissuti. Magari sono l'unico che ce l'ha fatta. E invece c'è qualcosa di vivo con me in questo schifo. Ho trovato un'unità K9 funzionante oggi. Sembra che non abbia mai lasciato casa. Si è chiuso qui dentro e ha mandato probabilmente l'unità K9 a cercare dell'aiuto. Sentivo ancora delle creature fuori. Non credo che arriverà nessuno. Ma quando me l'hai scritto, zio? Ma credo che non sia passato troppo tempo. Perché mi sei morto? Mannaggia, mannaggia. Almeno sono salito di tipo 10 livelli uccidendo quel boss. Era il Golia della monnezza. Scrap Goliath. Va bene, allora torniamo al villaggio delle Grasslands e diciamo quello che abbiamo scoperto. Questa qui era l'unità K9. Mi dispiace, amico, mi dispiace. Diciamogli tutto a lui. Adesso gli diamo il diario a sto tizio e vedrà tutto. Oh cielo! Se semplicemente l'avessimo trovato prima. Grazie, viaggiatore. Ecco una ricompensa. Ci vediamo. Mi ha dato un po' di soldi, ma pochini. Adesso io qui, al negozio, credo che venderò. Ricordiamo che nello scorso episodio, tramite un diario che era in un computer, abbiamo scoperto che c'è praticamente un mega computer che sta conquistando il luogo. Qui al nido di madre dovremmo andare. Però intanto voglio un attimo vedere cosa c'è alla nostra base campo. Cosa c'è di nuovo qui? Ah, è cambiato qualcosa. Ah, a quanto pare io sconfiggendo i boss ho ottenuto degli oggetti per riparare la mia nave. Me ne mancano altri tre boss. Mi sa che me li affronto tutti oggi. Allora andiamo al nido di madre, vediamo cosa troviamo lì. Guardate qui già, non morti. Però sono non morti controllati da macchine. Tra l'altro la mia ascia li spinge proprio via. Via, li sto scacciando. Via, creature, va ammazzo tutti. Sembra che ci siano degli umani attaccati a dei fili che stanno venendo tramutati. Alcuni non riescono a muoversi, mentre altri mi attaccano, per esempio questo guaglione. Mannaggia. Tra l'altro grazie, perché sarei potuto entrare qui, ma invece qua c'è un'altra porta nascosta. Che cos'è sta spadona? Sarei dovuto venire qui prima. Può fare più danno della mia ascia. Mannaggia, l'avevo appena trovata e già la devo sostituire. E me l'equipaggio, vediamo come sarà. Guarda qui, fighissima. Meno male che ho trovato questo luogo e questa spada segreta. Oh, grazie per farmela provare subito. Maledetto. Anche questa qui con un knockback assurdo, eh. Ah, e siamo a livello 80, giusto. Quindi abbiamo sbloccato il nostro rubavita più forte. Quindi adesso me lo prendo. Col 12% di rubavita, in realtà, guardate quanto mi sto curando. Mannaggia. Ah, li sto drenando, sti nemici. E mi curano pure. Qua c'è poverino qualcuno che è rimasto appeso. Non posso finire le sue sofferenze. Vediamo di proseguire. Siamo all'esterno adesso. Bello. Chissà quanto manca a madre. I suoi nemici non sono forti quanto le armi biologiche. Quindi spero che sia più facile rispetto all'altro boss. Una volta varcata questa porta, siamo a madre. Madre. Oddio, madre. È alquanto sexy in realtà. Mommy. Scusate, ragazzi. Oh. Ah, violenta madre. Ma se gli sto abbastanza vicino, mi sa che non mi può attaccare per bene. Però cercherei di pestarmi. È proprio un comportamento da mommy. Oh sì, mommy calpesta. Guarda, mi allontano un pochettino. C'hai qualche attacco da distanza? No? Però ti sparo un pochettino io, eh. Forse è meglio in realtà tenerci i proiettili quando avremo meno vita. Così io dalla distanza, con il rubavita, mi recupero altra vita. Easy, meglio di così. Perché scappa da me madre? Io le voglio, io la amo. Credo. Oh, è diventata più veloce. Non può scappare la mia madre. Forse sì, forse può. Aia. Mannaggina, è diventata un pochettino più forte. Comunque ho notato un pattern, guardate qui. Fa così tutto quanto. Allora, attacca due volte. Soltanto una volta sì e una volta no. Quindi prima attacca una volta sola. Poi attacca una volta sì e poi il secondo attacco, ok.
Così posso capire come sconfiggerla malamente. Lei mi attacca, io schivo, boom boom boom. Devo fare pratica adesso, a meno che non la riesco a sconfiggere. E poi dovrebbe essere facile a sconfiggere. Quindi praticamente quando c'ha soltanto un attacco solo, io le vado sotto e l'attacco. Mentre quando c'è il doppio attacco... Oh, madre, madre, ci godo! Dai, madre è andata! Lei e tutte le sue macchine, quindi ce l'abbiamo fatto. Un altro pezzo della nave l'avremmo recuperato. Vediamo cosa c'era per di qua. Ecco, magari in realtà era questa qui, madre. Ah, dimmi che non è un'altra boss battle, altrimenti io mi arrabbio, Mi hai impressionato, viaggiatore. Nessun'altra carne umana è riuscita ad arrivare qui in vita. Sarei stata una grande aggiunta per la mia famiglia. Sfortunatamente io non ho più uso per te. In che senso non hai più uso per me? Scusami, che cosa volevi fare con me? So perché tu sei qui. Sei venuto per uccidermi. Per favore, vai avanti. Questo pianeta ha servito il mio scopo. Perché ti stai arrendendo? Ho già assicurato la mia immortalità nelle stelle. Ho lanciato una nave che portava i miei bambini e la mia coscienza ad altri pianeti in giro per lo spazio. Questo pianeta ormai è secco e mi annoia. Controllare la galassia è la mia nuova ambizione. Sei un mostro! Ricorda, viaggiatore, è stata la tua specie a crearmi. Sto semplicemente seguendo la vostra grande arroganza. Ma mannaggia a te, madre! Quindi quello lì che... Quindi quella là non era madre. E intanto la stavo chiamando mommy. Vabbè, era un altro tipo di madre. Era Widowmaker! Widowmaker! Allora era veramente una mommy. Ok, abbiamo pure i loro dossier. Adesso guarda come ti infilo... la tua morte, ci godo! Ballo qui, godendo della tua morte. Però le sue creature sono ancora vive. Guardate sto uccello come mi guarda. Cazzo, guarda. Vabbè, proseguiamo. Credo che adesso da qui io potrei tornare indietro. Purtroppo non mi hanno dato ricompense come armi. Però vabbè, già ho trovato la mia mega spadona. E adesso in realtà torniamo al campo base. Da qui andremo tutto verso destra. Nello scorso episodio tutto verso sinistra, adesso tutto verso destra. Me ne mancano due boss. E allora iniziamo ad andare verso destra. Vediamo cosa troviamo per di qua. Sembrano essere parti di città distrutte. Vediamo cosa ci troviamo qui. Quali nemici? Magari degli zombie. Sarebbero fantastici. È una zona molto simile a quella di madre, devo ammettere. Ma un po' diversa. Guarda, qui è bloccato. C'era pure un'altra porta bloccata. Magari prima o poi trovo delle chiavi. Che figo, ce l'abbiamo proprio con la gente che si va a esplodere in sto gioco. Sono i bloater di The Last of Us questi qui. Oh, che vi è successo a voi? Vabbè, grazie per tutto. Oh, drone workshop key. Mi ha dato una chiave. Tu cosa sei? Ah, un maledetto, capito. Ok, ok. Ma muore subito. Continuiamo quindi. Cosa erano queste ultime due creature che mi hanno attaccato? Questo qui è uno slasher corrotto. Quello che si è fatto esplodere semplicemente non me l'ha segnato. E a quanto pare queste cose attaccano qualsiasi cosa che non sia un loro compagno. Quindi proprio no, qui non c'è più nulla di vivo oltre a loro. Ehi, basta andargli dietro. Ok, già abbiamo capito la loro debolezza. Ma tu invece devo provare ad attaccarlo. Forse prima si faccia esplodere per capire cos'è. Così ottengo il loro dossier. Ok, però mi ha pure ucciso, maledizione. Praticamente utilizzano le loro componenti rimanenti umane liquefatte per farsi esplodere. Ok, sarebbero stati i primi nemici che avrei dovuto incontrare se fossi andato verso destra. Rendiamocene conto. Dall'altro lato c'erano le lumache. Qui c'è questo. Allora, lì c'è un altro ascensore, qui invece c'è un'altra zona. Vedo un attimo cosa c'è per di qua. Munizioni, morte. Ok, soltanto questo. Sembra un luogo simile al luogo della confraternita. Si faccia esplodere subito, così non sbaglio a schivare. Troppo prima, troppo presto, troppo tardi. Che cos'è questo, mo? Come i loro compagni, basta attaccarli da dietro. Oh, 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 oh. Hanno pure un botto di vita, mannaggia. Spero di non incontrarne altri. Più che altro mi sa che questi qua li evito perché sono proprio una rottura di palle. Quindi io a te ti evito, ciao. Facile. Salve, lei è morto. Vediamo, che luogo è questo? Ah, quanto pare siamo nelle fogne, mamma mia che bello. Cos'è questo? Un drone, ma tanto non li utilizzo perché fanno schifo. Allora, so che stavo andando completamente a destra, però adesso vado completamente a sinistra. Oddio. Tante belle aree. Sono sceso da una scala per arrivare qui. Sembri non essere aggressivo tu, vero? Non fa nulla, senta, io me ne vado. Ah, era per di qua il boss. Dai, non sarà troppo forte. Dato che opzionalmente poteva essere questo qui il primo che avrei dovuto affrontare. Uè, salve, ma è il fratello di quello che era per di là, mi scusi. Oh, ma che cose nell'Hollow Knight sto vedendo, scusami. What the... Ecco di nuovo. Ma maledizione, signor. Ma si può stare un attimino calmo? Non ci prova.
Cioè, c'ha un raggio di azione troppo potente. Ok, munizioni finite, io provo continuo a scappare, perché magari c'ho pure altre munizioni, provo a prendere quelle. Ok, allora è arrivato, però c'ho un sacco di munizioni, quindi adesso ti sparo con questa, maledetto. Quanto, cioè, gli attacchi con il raggio più lungo di questo gioco, maledizione. Ti prego, permettimi di andarmene via da qui. Adesso fa il suo attacco della ciola. Smetta di seguirmi, è un maniaco, mi sta seguendo troppo. Se ne vada via, è un maniaco. È morto il maniaco. Eccola, ero tutto glitchato pure. Una zona bella rossa, una nuova zona. Vediamo cosa aspetta per di qua. Sicuramente adesso ci saranno anche altri nuovi bellissimi nemici qui. Vediamo. Ah, serve un codice. Ok, devo trovare altre zone. Allora, effettivamente qui lui è l'uncello. Ma va dato una chiave per un luogo. Magari è per di qua. Ricordiamo che sono andato prima verso sinistra, adesso andiamo verso destra. Ecco qui. Era andato verso sinistra, adesso verso destra. Sì. Uè, qua, mi hanno fatto i botti di Capodanno, ma grazie. Che figo è questo? C'era un anello di diamante, e anche uno d'argento. Solo questo? Mi sono visto i botti soltanto per sta roba qui. Ecco, qui dove avevo preso la chiave. Se torniamo un botto indietro, qui c'era questa porta qui. Ah, vedi che era per questa zona qui la chiave. Era semplicemente per teletrasportarmi e per un drone, ma veramente? Devo capire come andare, continuare ad andare verso destra. Aspetta, ma io senza notarlo avevo trovato un diario. Non so quando, lo vedrò nella registrazione. Prende un tizio, aveva un mantello che lo proteggeva, ma a un certo punto si è rotto perché l'hanno attaccato una di queste creature. Poi era pure ferito e stava cercando di mandare un messaggio a casa per ricevere aiuto, ma nessun segnale, niente. Nessuno stava arrivando, c'era solo semplicemente oscurità. E comunque, il brav'uomo mi ha segnato qui cosa dovevo mettere. Allora, il codice sarebbe destra, linea, sinistra, ma qui in realtà c'è linea dritta. Quindi sarà alto, linea, basso. Sì. Così. Ce l'ho fatta. È un negozio di manichini. Ma chi è lei? Sono venuto a salvarla per caso? No, mi sa che è proprio tutto un altro tizio. Ah, e mi dà un flauto binario. Ragazzi, su quello dobbiamo portare un tizio. Quindi me lo dia subito, Magari ci guadagno di più portandolo al tizio che comprandolo adesso. È costato 1300, tipo. Me ne darà 2600 il tizio per di là. E lei che figa è? Ah, interessante. 22 di danno con l'arma pesante. La mia ne fa 6. Che schifo. E questa qui non è manco potenziale al massimo. Costa però 7000. Me la potrei permettere? Però voglio vedere l'altra arma, l'altro negozio quanti anni fa. Quanta bella gente che ci sta qui. Grazie per potermi far viaggiare. Questo qui è il mercato del bunker. Vado un attimo all'altro mercato. Può ricordare quanto valeva la sua arma? Eh no, fa pure meno danni e costa di più. Forse ci sono altre caratteristiche che la fanno valere di più. Però intanto mi prendo l'altra. Perché 22 di danno, oh, mica... Però prima di andarla a comprare, torniamo al villaggio e diamo il flauto al nostro bro. Che eri tu, giusto? Sì, eri tu. Tenga il suo flauto. Incredibile! Finalmente lo posso tenere. Grazie viaggiatore, ed ecco come avevo detto la tua ricompensa. Ma ha dato 2000, quindi sì, ci abbiamo guadagnato 700. Ah, e poi c'è pure altra gente che mi parla. Dimmi, come hai trovato questa zona? Gli possiamo far vedere la targhetta del tizio. Malcolm non ce l'ha fatta. È veramente un peccato. Era un buon scavenger. Sai com'è morto? Posso dargli il giornale. Dannate coperture. Non puoi fidarti della Marauder Tech. Sfortunatamente è la nostra unica opzione adesso. Grazie per avermelo portato, viaggiatore. Ecco qualcosa per tutto sto casino. Mi sta ricompensando. Ma grazie. Chi se lo sarebbe mai immaginato? E poi possiamo proseguire da qualche altra parte. O con un ascensore o per di qua. Ma lei chi è? Informazioni di GE. Poco è conosciuto riguardo a GE. Alcuni dicono che è responsabile per gestire l'intero bunker. E gli altri credono che controlli l'intero continente al suo computer. È il programmatore del gioco, probabilmente. Dai, adesso sono curioso. Sì, è il programmatore del gioco, ho appena controllato. Jesse Elsen qualcosa. Allora, signore, mi dia quella bellissima arma. È un blaster. No, è un blazer. Ma magari fosse stato un blaster. Me la dia subito. Cosa 7000? Prima o poi magari prendo pure l'altra arma e controlliamo quale sia la differenza, però... Intanto questa qui... Mica male, guardala qui. La provo, scusate ragazzi, faccio un po' di casino. Ah, va... ho capito perché costava di meno ma fa più danni. Mi dia tutte le munizioni che ha intanto che mi serviranno per l'ultimo boss in teoria. Quindi adesso la potenziamo per bene. Comunque basta per il suo inciancue. Adesso andiamo, nuova zona, e fra poco ci abbiamo, credo, l'ultimo boss. A meno che non è il penultimo e poi c'è il boss finale. Ah, sembrano questi qua tipo essere dei campi desolati. Ma mio Dio. Tu maledetto. So chi sei, so quelli che stavano ammazzando la gente nell'altra area. Maledetto, mori.
ma pure colpito. I loro sono i nemici del luogo. Ma ogni tanto compaiono, li attaccano così senza alcun rispetto. Ah, posso provare a predire dove sono spammando con l'arma, ok. Ogni tanto boom, un colpetto per controllare. Ah, maledetto, era lì. Non so se siano umani maledetti che stanno cercando di difendere il luogo o sono tipo mezzi robot. Io intanto rubo tutto, come il vero Fallout player quale sono. Maledetto. Ah, pure con i fucili pesanti ora. Ma che è? Tanto con una combo vi ammazzo. Guarda, la gente è appesa. Classico, classica situazione falloutiana. Si vede che questo qui è proprio Fallout. Allora, qui c'è un ascensore. Magari prima controllo per di qua, perché ci sono sempre le aree segrete. Ma è chiusa. Sus, magari trovo una chiave. Qui c'è un'altra porta dietro, tutto nascosto. Guarda quante robe nascoste. Oddio, non mi dire che tiri animi. Ok, sembra che ci siano un botto di robottoni in sto gioco. Ma per fortuna non tutti sono vivi per farmi il culo della Madonna. La! Perché mi sa che il boss che dovrò affrontare sarà un robottone? In compenso c'è un'altra porta per continuare ad andare a destra. Ah, ecco, adesso iniziano a essere vivi. Mi lancia la merda sto robot, ma come? Ma no! Per fortuna sono come i razzi che davano a me, fanno schifo. Ah, a quanto pare quelli che abbiamo visto sono dei predoni. Io non avevo mai sentito la parola marauder, ma a quanto pare significa predone. Cioè lo scagnozzo assassino e adesso i loro mecha. Quindi probabilmente alla fine di questo luogo troveremo un boss marauder. Magari proprio un cyborg o un mega robottone. Tra l'altro questa qui è una bellissima zona per farmare, perché questi qua sono considerati come nemici potenti, ma in realtà fanno schifo e danno un sacco di monete e sono facili da uccidere. Dove sto finendo io? Dovrei continuare ad andare a destra, no? Però io intanto uccido gente qui. Ah, ecco, adesso combinano le forze, maledetti. Oh, oddio, oddio, un assalto predoniano, che schifo. Maledizione, mori, stai lontano da me. Non mi piaci. Ecco, uno è morto, adesso manchi tu! Sono a livello 113 dopo questo assalto! E posso abilitare la mia abilità che è ringiovanente. Quanto pare, col passare del tempo, recupero vita. A livello 155 c'è un upgrade di questa abilità, vedete? Sì, sto recuperando pian piano. Uè, signò! Come, chi è lei? Salve, viaggiatore, mi aspettavo di vederti. Ci aspettavamo di vederti. Io e il barone, ovviamente. Stavamo studiando i tuoi viaggi, vedi. Quando sei atterrato, il barone intendeva chiederti di unirti a lui. Ma mentre vedeva che tu distruggevi tutto quanto, il barone ha cambiato la sua idea. Non mi unirei mai a gente come voi. E quindi che sia così. Incontrerai comunque il tuo fato. Oh, ma un pezzo di me. Mi sa però che, dice la verità, fra poco ci sarà il boss. Guardate qui, mi danno la roba dove curarmi. E mi metteranno il boss dopo quest'area. E sarà il barone. No. Sai che c'è? No, io non l'affronto il barone. Adesso mi farmo un po' di roba e mi vado a prendere l'altro mega fucilazzo. Che ne dici? Che ne dite, ragazzi? Tanto qui sembrano esserci un botto di gente che a cui piace donare soldi, ne danno tanti, quindi adesso me li prenderò tutti da loro. Allora, ragazzi, ho quasi fatto. Però voglio farvi un quesito. Indovinate chi è il matto che ha deciso di farmare tutto fino al livello 155. Esatto, proprio io. E ci abbiamo Lifeline. Questa cosa qui mi fa recuperare un sacco di vita. E tra l'altro, indovinate quali sono i nemici che droppano proprio munizioni? Loro. Adesso guardate qui, 219 per l'arma pesante. E non ho ancora visto nemmeno io quelle per l'arma leggera, quindi 295. Ok, sono rotto in questo momento. L'ultimo boss piangerà. Quindi io vado velocemente proprio da tutt'altra parte della mappa per prendere il fucile finale. Ehi là, amico, dammi via tutto. Eccolo lì. E mi avanzano pure un sacco di monete. Lo provo velocemente. Ovviamente lo potenzio pure. In fondo ormai credo di potermi benissimo ricomprare tutte le armi che ho venduto, tutto quanto. E mi avanzerebbero soldi, perché oppure ci me li da ancora vendere quelli che avevamo trovato. E proviamolo. Ok. Ah, è un fucile a pompa. Adesso ho capito perché fa meno danno. Perché in realtà ne fa il triplo. Perché in realtà ne fa il triplo. Perché ne spara più di uno per volta. Mi dispiace un pochettino per il boss. Adesso. Ebbene, adesso stiamo per avere un boss. Almeno spero. Perché in teoria il mio nuovo potenziamento mi dovrebbe far guadagnare un sacco di vita. Ma magari fa talmente tanti danni che mi sciotta, no? Però vabbè, proviamo. Vediamo come va. Uè, che è lui il barone? Allora, innanzitutto, se mi inizi con i razzi non è che fai molto. Poi io c'ho pure un botto di proiettili, c'ho il mio fucilazzo a pompa. Non mi dire che fa soltanto questo. Allora, senti, faccio una cosa, io ti droppo i droni. Ti piacciono? Si è spostato. Maledetto. Ah, ecco.
sta cercando di prendermi. Però in realtà è qui, semplicemente è nascosto per colpa del... del loro mantello de merda. Ah, guarda, ci ha provato. Ancora non mi sta prendendo, però. Troppo forte per lui. Ah, forse mi ha preso? Ma mi fa troppo poco danno. Guardate quanto mi si... Guardate la vita in quanto... velocemente mi si rigenera. Ah, cerca di prendermi così? I suoi razzetti schifosi mi finiscono addosso. Mi fa... Capito, non posso... Schivo e basta per ora. Così mi recupero la vita. Poi appena si calma, io mi ricarico il fucile. Se mi allontano abbastanza, si teletrasporta comunque addosso a me. Eh sì. Che schifo. Ah, si è fermato. Grazie, così adesso posso riprendere. Facilissimo. È stato arato. Mi dispiace. Con i droni, tutta la merda. Vabbè. Bene. E qui cosa abbiamo trovato? Un diamante, un calice d'oro, anche una chiave per uno storage e le coordinate per il mercato nero. Mo ci andiamo, mo ci andiamo. Devo andare prima a destra, ragazzi. Se l'avessi saputo all'inizio del gioco, avrei farmato tutto qui e poi sarebbe stato tutto facilissimo. Quindi andiamo un attimo al villaggio. Tocchiamo la torre radio, così mi sblocco sto luogo. Eccolo qui. Tec. Così abbiamo pure tutti i luoghi sbloccati. E vediamo sto mercato, che sarebbe, mi sa, la controparte del mercato dall'altro lato. Ma ormai ho praticamente finito il gioco. Vediamo come sto mercato nero, però. Salve, signor! Ma quanta bella gente che ci sta qui! Allora, sto qui mi dà semplicemente pozioni. Tu mi dai le armi? Sì. Mi avrebbe dato un'altra arma, forse addirittura più potente di quella che ho adesso. Vabbè, però il fucile a pompa secondo me non si batte. Ti vendo la vecchia arma pesante. E vediamo quest'arma, sì, il Reaper. Eccola qui. Sì, praticamente è una mitraglietta. No, no, ma che il mio fucile a pompa è semplicemente meglio. Cerchiamo dove posso inserire la chiave. Era questa zona qui? Oh, sì. Sì, sì. Allora, oltre a un po' di munizioni, mi darei qualcosa di bello? Oh, una torre radio. Non la posso manco usare. Vabbè, è zona inutile, capito. Ah, ti aspettavo. Che bello il fucile a pompa. Credo che abbiamo proprio concluso. Devo semplicemente entrare e... mettere gli ultimi componenti e posso partire. Vediamo, vediamo. Ho tutti i boschi affrontato. Nello spazio di nuovo. E abbiamo finito. Guarda lì con tutti i nemici che mi hanno affrontato. Un paio di gente che era mia amica. Ragazzi. Ecco, guardate, creato da Jesse Eisenberg. J.E. del tizio per di là. È raro che lo dico, ma questo gioco, che bello, che bello. Uno dei giochi migliori secondo me che ho portato sul canale, almeno uno di quelli che mi sono piaciuti di più. Innanzitutto mi piacciono i giochi post apocalittici, quindi già punto a favore. Poi i boss con tutti quanti attacchi unici, anche i nemici erano tutti diversi con tutti quanti attacchi unici. Ovviamente nelle varie zone c'erano gli stessi, però bellissimi. Magari ci sono ancora dei misteri che non ho trovato, però ragazzi, non credo che li cercherò. Potrei vedere qualche video online. E tra l'altro, consiglione, se ve lo volete giocare, iniziate ad andare verso destra, non come me verso sinistra, che la vita sarà molto più semplice. Ed eccola lì, Lily, quella che avevamo abbandonato tipo dopo che ci siamo stati 5 anni. Sono tornato, amica mia, o moglie, perché forse abbiamo fatto un bambino virtuale. Ci eravamo stati insieme 5 anni, forse secondo me, a seconda di quanto decidevi di starci insieme, la loro vita si evolveva di più. Io ho scelto 5 anni, se sceglievi 10 probabilmente, boh, 3 figli. Quindi, se questa serie vi è piaciuta, mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo a una prossima serie. Spero bella quanto questa, veramente, perché era fantastica. E quindi, ciao ragazzi.